notizie? Sai, io sono sempre felice. Sappiamo tutti cosa sono le emoji, no? Sono quei pittogrammi che noi spesso utilizziamo quando, ad esempio, utilizziamo i social network, WhatsApp, Facebook, con i quali vengono rappresentati o persone o situazioni o emozioni o oggetti, eccetera, eccetera. Recentemente la Apple ha depositato una proposta di approvazione presso l'organismo che si occupa della, appunto, dell'approvazione delle nuove emoji per rappresentare attraverso nuovi pittogrammi le varie situazioni e le varie persone che sono affette da una disabilità. Questo per offrire anche tutti quegli aspetti della vita della persona che ancora non fanno parte di questo nuovo linguaggio, perché in fin dei conti le emoji rappresentano un vero e proprio nuovo linguaggio che attraverso un pittogramma riesce subito a dare la percezione di un avvenimento, di uno stato d'animo di una persona o della situazione di una persona. Pensiamo come recentemente, ad esempio, sono stati aggiunte, per quanto riguarda proprio le persone, le diverse etnie che riguardano quelle persone. Quindi non troviamo più solo la faccina gialla o bianca, ma la troviamo anche nera, per quanto riguarda appunto anche le diverse etnie. E lo stesso si vuole fare con le emoji che rappresentano una disabilità. Per cui tra i pittogrammi, ad esempio, in approvazione ci sono quelli che riguardano un paio di persone in carrozzina, oppure una persona non vedente col bastone, oppure un indice portato all'orecchio che sta a significare un problema legato alla sordità. Questo negli intenti della Apple anche per offrire maggiore possibilità di inclusione e anche per rappresentare al meglio la diversità che caratterizza tutte le persone. Quindi questo può essere anche un modo, magari può sembrare semplice, affinché quella attività di inclusione di cui parliamo spesso delle persone con disabilità possa avvenire attraverso questo nuovo linguaggio.